Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Fate un saluto laggiù. Stiamo andando a recuperare gli altri. Fuori ci sono due o tre amici che già avete visto e che conosciamo e sono molto carico. Qui ho già il camera bag contenente 12.000 telecamere per riprendere questa giornata. Siete pronti a vedere che ferri ci sono oggi? Niente, stanno andando via senza di me. Grazie. Lì c'è la macchina del Donze. Vi ho già dato qualche indizio. E lì altri due ferri. La cosa ideale in questo momento, dato che nessuno mi ha aspettato, è tirare fuori la GoPro. Giusto appena arrivati. Oh, finalmente vedo una Portofino con i cerchi giusti. Donze! Buongiorno. Buongiorno. Andiamo a vedere chi è F8 Man là davanti. Buongiorno Robert. La grande. Come stai? Una bomba. Come sta andando questa F8? Incredibile, hai visto un paio di traversi? bisogna che gli facciamo un test, che ancora questa non si è vista. Questa sarà un test con te, incredibile. Dopo il ritiro questa non si è mai vista sopra. Dobbiamo montare i cerchi insieme. Sono arrivati i cerchi e li monteremo a brevissimo. Faremo vedere una cosa fantastica. E quindi sì, ha confermato che i cerchi sono arrivati. Ora andiamo a beccare gli altri e vediamo un po' che mezzi ci sono oggi, perché siamo a Forte dei Marmi. Io non conosco per niente le zone, è la prima volta che sono qua e vediamo un po'. Qua Ferrari Portofino, grigia, con cerchi diamantati molto carini. Qua Robby con l'F8. Mercedes molto molto interessante. E lì Portofino. Ce l'ha la benzina Robert? Io devo farla, ma posso vederla dentro questa? Bellissimi. Tanta roba dentro, ragazzi, ve la faccio vedere subito. Guardate il cavallino giallo a contrasto. Volante in carbonio. Ah, non ha il passenger display, però c'ha il ponte in carbonio, cucitura a contrasto gialle. Questi sedili sono sedili optional, non mi ricordo il nome specifico. Quadrante qua davanti giallo. E basta, poi più o meno per il resto la conoscete già. Donze, presentacela a te questa. SLS. Motore, ragazzi, non turbo, quindi aspirato. Ed è una leggenda questa macchina. Mercedes con questa l'ha creato qualcosa di unico. Infatti le portiere si aprono ad ali di Gabbiano. Ali di Gabbiano, che è un po' una ripresa del vecchio modello degli anni 60. Fine anni 50, anni 60. Così si fa, no? Sì. Non è che faccio dei danni. Bellissima dentro. Olè. Dopo ti porto qua la mia, così lavi anche la mia. Vai, che vabbè, che vai, ti vedo a tuo agio. Voglio bagnare Donze. Andiamo a bagnare Donze. No. Grazie. Siamo vivi. È incredibile, la volata. Ha fatto lo scarico. Fa paura, tuona oggi. Oggi tuona più del solito. Ferri Beta 50 RR Portofino. Sudato fradicio dopo ste penne. Comunque devo dire che è venuta tutta lucida super, perché c'ha tutta la cura di detailing e quindi si asciuga da sola praticamente, mentre vai non lascia residui di gocce. Ma in realtà solo qua davanti, perché qua non è che si è asciugata granché, anche se dal video sembra asciutta. Oh, comunque, non è che si è asciugata granché qua, No, perché sono andato piano, ragazzi. Ah, ecco, non hai fatti 300. Che stile che c'ha. Mercedes SLS 63. Ali di Gabbiano, veramente figa. Qui abbiamo invece dei K, cioè in realtà un K, che è quello che abbiamo testato. Non l'ho grattato io qua, l'ha grattato lui. Bravo, batti 5. Anche se non ho capito se l'hai grattato perché ti sei ribaltato, no, o perché tranquillo.
e qua qualche altro ferro, valenti e beta. Robby, ma come hai fatto a fidarti? La fiducia, questa è l'amicizia, questa è la fiducia. Che ero sicuro che sarebbe uscito qualcosa di sì, incredibile. Lo rifarei? Nessuno, no. Con una F8 appena presa, nuova di zecca, ce ne sono poche nel mondo. Le prime in Italia, Andrea ci gira attorno in uno spazio piccolissimo. Penso che questa è unica. Hai assoldato Donze per il lavaggio, visto? Qui è bellissima sta F8. Più la vedo, più me ne innamoro. È bellissima, veramente. Abbiamo messo, rispetto alla 488 è cambiata tantissimo. E qua è un bel casino, entra tutta l'acqua dentro il motore. Ma sti gettoni, Donze, che sei pieno, me li dai o no? 4, fatene voi. Sì, per ora bastano, grazie. Dato che hai appena preso la moto, no? Qua ne abbiamo 3. Mi fai vedere la tua, per la tua prima volta, prima e seconda? Che gli si spacco la moto ai ragazzini, no, dai. We are back. Ci siamo a Forte dei Marmi. Ho davanti Robby, ho dietro, che è arrivato adesso, l'SLS Mercedes, super belle. Dietro l'SLS un'altra Ferrari, no, un'altra Ferrari Portofino. Assolutamente andare a fare benzina, perché non è per niente affidabile il sensore della Ferrari. Adesso dice che ho 100 km di autonomia, ne faccio 20 e sono in riserva sparata. Donze adesso è su con Robby qua davanti a noi. E se non l'avete visto, avevamo fatto un video dove andavamo a ritirare l'F8 tributo qua davanti a me a Roma. Yeah! Devo dire che l'F8 c'ha un'altra marcia in più proprio. Che fa paura. Ma dove andiamo noi? Ma cosa vuoi? L'unico problema della F8 tributo è veramente bella, però è super silenziosa, non si sente proprio. Fa un rumore strano da dietro, come se ci fosse un estrino aperto. Comunque confermo che sia un aeroplano l'F8. Bella la macchina, eh? Grazie. La modifica che ho portato alla macchina, niente. Era una finta modifica, non ho modificato niente. Ma fa più rumore? No. Perché l'hai fuso? Secondo me perché eravamo sotto al pontile lì. Secondo me perché ci hai tirato tanto di quelle marce. Sì, però confermo, faceva più rumore del solito in quel momento. Non so neanche io perché. Oh, Robert, quanto va? Fortissimo. Cioè, qua... questa va a 0 km orari. No, andava. Donze, tu cosa ne pensi di questa F8? Ma per me è un missile terrario. Per me è una roba indescrivibile. Da Robby sei soddisfatto? Ah, incredibile, veramente contentissimo. Non pensavo questa auto, l'avevo presa con l'idea di fosse un'auto transitoria, invece è un'auto fantastica, sta regalando grandi emozioni. Bella atmosfera. Yeah. Robby, sei mai salito con me su questa? Sì, a Bologna una volta abbiamo fatto un giro. Che bellissima vista del movimento, sai. Molto più bella la 488, è proprio... No, ma esatto, sembra proprio in velocità quando la vedi. Anche se la vedi ferma, sembra che stia andando. Donze è effettivamente la guida dell'auto di Robert. Sei a tuo agio, Robert? La stiamo facendo provare. Ma io invito, lo sai, Andrea. Vista in movimento è ancora più bella che... Maledetti. Cos'era? Si è annientata la macchina lì. Non oso immaginare. Ma non erano sassi però. Sasso spaccava qualcosa. Che dovremmo dire, chi se ne frega dei tuoi se, dei tuoi ma. Facciamo il cambio e vediamo un po' questa F8. Oh! Fammela guidare! Non me la dà più la tua macchina, secondo me non te la dà più neanche a te, Robby. Sei innamorato questa volta. Oh, io voglio la constatazione amichevole qua, Constatazione. Guarda che roba. Si è distrutta, è stato Donze. Ma mi sembrava fieno a me. Fieno, hai capito, certo. Tombolate, strano, come se piovesse. Ma dei ciocchi, oh, purtroppo è abbastanza segnato davanti. C'era dell'acqua, però non zampillava più, come si suol dire. Ho sentito tipo un rumore strano, ma
Già se non perdiamo più acqua, perché si vede, forse si perde solo quando è calda e quindi è impressione. Raga, è successo un danno che pensavamo fosse da niente, mentre eravamo lì con calma vediamo una pozza sotto la macchina e praticamente quella sassata che sono arrivate hanno bucato il radiatore e sta perdendo acqua la macchina. Infatti adesso vado piano, seguo la temperatura del motore e controllo che sia tutto ok. Sfiga. Questo giro ho un danno totale, cofano da buttare, radiatore, ma se era solo il cofano chi se ne frega, vabbè, oh, cioè non è che... Vabbè, io ho paura che esploda tutto adesso, cioè esploda no, però che la pressione del motore salga troppo. No, guardi la temperatura. Ho visto, no, 30 gradi, 80 gradi. No, secondo me la cosa importante sarebbe riuscire a tornare a casa. Ci sarà... Sì, mi fermo ogni autogrill a metterci dentro dell'acqua almeno. Non ne abbiamo colpa purtroppo. Cioè, per fortuna. Raga, dite che sotto cosa ne pensate. Tu hai un po'. Vediamoci le ultime ore di libertà prima che finiamo completamente l'acqua. Non ci uccidere il mood, dai. Yeah. Invece ce l'hanno ucciso sto mood. Maledetti. L'hanno trovato il modo. Cioè, non è che perde di più. Ma mi sa che c'è anche più di un buco. Già il fiume anche lì, due proiettili, vieni a vedere, ma guarda quanti, cioè c'è un sacco di punti di scolo, ma dove l'ha rotto? Guarda la telecamera. Ah sì, c'è un pezzo di vetro addirittura dentro. Vetro? Ah raga, purtroppo la situazione è abbastanza pessima, cioè guardate che roba, tracce come dire tipo di acqua ovunque fino al punto in cui l'avevo parcheggiata per tipo 2 minuti. Allora siamo tornati in hotel e purtroppo adesso capiamo un attimo come muoverci, perché probabilmente se chiamo l'assistenza la portano con il carrello al centro Ferrari più vicino, che comunque non è quello dove abito io, e per farla arrivare dove abito io non so di preciso cosa devo fare. Comunque vi tengo aggiornati. È andata così. Non chiedetemi se sono arrabbiato, perché insomma una giornata negativa per i mezzi oggi. 3 minuti dopo la situazione è questa. Così io e Robby abbiamo abbandonato la spiaggia in questa domenica perché ci ha chiamato il carro attrezzi che sta per arrivare a prendere l'auto all'hotel, che è ancora ferma lì da ieri. Purtroppo non ci sono stati grandi aggiornamenti. E apriamo. Comunque secondo me dell'acqua ce n'è un po' dentro, perché si è bucato nella parte alta. Perché se vai in moto la tiriamo fuori e la carichiamo da fuori. Sì, a questo punto sì. Hanno ricaricato l'acqua e adesso tiro fuori la macchina. Ultima volta che l'accendo per un po' purtroppo. E la carichiamo sopra. Comunque perde veramente tanto. Ancora che perde. L'importante è che ora siamo sani e salvi a casa. Purtroppo non è stato un grandissimo weekend da questo punto di vista. Vi terrò aggiornati tramite YouTube con altri video e su Instagram. Tra l'altro guardavo proprio adesso le analytics qua sul computer e ho visto che soltanto il 40% delle persone che di solito vede il video si è iscritto al mio canale. Per cui iscrivetevi se non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima, che si risolva per il meglio.